Credo che giocare una partita di grandissima difficoltà in questo momento a livello psicologico possa senz'altro far bene alla squadra, anche se abbiamo diversi problemi fisici che senz'altro in qualche modo cercheremo di superare domani, però il livello dell'avversario credo che sia più adeguato per attivare un pochino con più continuità i meccanismi, soprattutto difensivi, che in qualche occasione ci sono mancati. Il Real Madrid ha una caratteristica chiara rispetto ad altre squadre di ottimo livello europeo che hanno 4-5 giocatori del massimo livello internazionale, il Real Madrid ne ha 11-12. Questa è la sua caratteristica principale. Quindi una capacità di produrre punti e di segnare canestri facili e non facili in un numero altissimo di giocatori, quindi ovviamente indipendentemente dalla necessità di giocare bene anche in attacco, ovviamente la fase difensiva sarà prioritaria. A Madrid giocammo una buona partita, un'ottima partita per quasi la totalità dei 40 minuti. E non fu sufficiente, dobbiamo fare tesoro di quell'esperienza per essere pronti domani sera con una continuità praticamente assoluta, accettando gli errori che faremo, perché sono normali, ma cercando di avere in generale una continuità di intensità e di aggressività nell'arco di tutta la partita.